Buongiorno boys, stamattina avevamo portato in una località Cavoli, che si chiama proprio così, Cavoli, no col K, cacci, e quindi stiamo scendendo questa stradina, però io un anticipo ve lo vorrei dare di questa gola qua sotto, aspettate un attimo, ve la faccio vedere, prima così, poi così. Allora, avviso ai naviganti, l'isola d'Elba è piena di gnocche, quindi se avete la moglie gelosa statevene alla larga, perché sennò vi viene il mar di testa qua, dove girate e girate sono bei sederi, non si può capire. L'acqua, madonna che spettacolo, allora, si vede tranquillamente il fondale almeno fino a 10 metri di profondità. Credo che monterò più video, perché non riesco a fare un unico vlog per tutta la settimana qui dell'isola d'Elba. Perché vi vorrei far vedere un po' di cose, portarvi in giro con la moto, portarvi nell'acquario, portarvi a vedere gli squali, insomma un po' di cosette. Non era una foto. No, è un video. Allora andiamo a vedere la grotta azzurra vicino Cavoli. Cavoli? Sì, bellissima. Wonder Woman, questa mi fa pedalare col pedalò per 2 ore e mezza. Le maschere, le pinne. Fucile ed occhiali, come negli anni 60. Ma raga, guardate. Mo vi monto un pezzettino di video fatto con la GoPro sott'acqua. Ci saranno 15 metri di fondale, sembra che stiamo a 2 metri. Uno spettacolo. Che comunque siamo lontani dalla costa, eh. Vedete la costa dove sta? Sta a bordo del pedalò con Jack Sparrow che guarda. Vabbè. Vai! Oh, fra. Che stai a fare? Sono triste. Perché? In questo momento vorrei essere a Villa Piana anziché bella, qui. Villa Piana è bella. È bellissima. È una morta. Mamma mia. Siamo alle piscine del Secchieto, all'isola d'Elba, ma che ve lo dica? Ma che ve lo dica fa? Non è niente, vai tranquilla, Adria. Guardate che casetta, guardate. Guardate che villetta. Poveri. Da poveri. Saluta amici di YouTube. Ciao amici di YouTube. YouTube. È come quando uno va al bar. A Roma diventa bare. Andiamo al bare. Amo. Tutto a posto? Di pesce. Hai visto? Non ti sapete mancare la panza, te la copro con la capoccia. Dani, oh, guarda quanto è pieno. Vai, Manuel. Metti dentro, Matteo. È un'oca. Ma che palle. Vai. Allora, vai, dammi la maschera che devo vedere chi c'è davanti. Dai, avviciniamoci. Thank you.
Sinceramente in questi giorni avrò molta difficoltà a montare i video per due motivi. Il primo, non c'è il computer a portata di mano. Il secondo, ci sono molti clip girati con la GoPro e quindi devo andare a vedere quali prima, quali dopo, perché alcuni l'ho fatti col telefono, alcuni con la GoPro, non si capirà niente. Ma sono sicuro che monterò il video solo ed esclusivamente una volta tornato poi a casa, quindi quando vedrete questi video io sarò già tornato da un pezzo. Andiamo a dare un'occhiata all'acquario dell'Elba. L'acquario dell'Elba inizia qua, queste tartarughe e questi pesci rossi, guarda, sono tantissimi. Però andiamo dentro adesso. Facciamo un giro. Facciamo un giro. Mi dicono che questo è l'acquario con il più alto numero di specie ittiche presenti negli acquari di tutta Europa. Quindi addirittura queste, ci sono le razze, guardate. Gestione di questo acquario, che è privato perché è del proprietario dell'albergo dove sto io, si aggira intorno ai 90-100.000 euro al mese di costo. Questa vasca è inquietante. Vi presento pure l'aragosta. Non vi sto facendo vedere tutte le vasche che ci sono nei vari corridoi, perché sono veramente una cosa impressionante. Ogni specie marina presente nel Mediterraneo è presente qui, ogni specie marina, quindi vi lascio immaginare. Vedete ancora corridoi e corridoi con vasche incredibili. Questo è incredibile, questo acquario è incredibile. Ci sono anche, c'è l'imbalsamati. Stando su un'isola abbiamo l'imbarazzo della scelta se dove andare a fare il bagno. Tra l'altro, l'albergo con la piscina, e state su un'isola dove ci sono tutte le tipologie di spiaggia possibili e immaginabili. Ok, noi ci stiamo indirizzando invece su una vasca di idromassaggio. Dove stiamo andando, Manuel? Come si chiama questo paese? Coralli. Come? Ai Coralli? Stiamo andando al ristorante I Coralli, dove mangeremo un'ottima pizza, a quanto dice mio figlio, e in più a bordo di una jacuzzi gigantesca, quindi mangeremo la pizza immersi nell'acqua. Che vita da morte di fame, eh? E allora siamo arrivati e siamo qua. In questo schifo di posto. È dura la vita da bomber. Effettivamente la vita da VIP è brutta, perché guarda, siamo nella vasca idromassaggio, che ora l'accendiamo, che ancora è spenta. Una piccola piscina, poi vabbè, abbiamo parcheggiato le macchine e le moto qua. E niente, e poi mangeremo la pizza proprio qui,
dove sono questi tavoli qui, lì mangeremo una splendida pizza, mi dicono la più buona di tutta l'isola d'Elba. E niente, e vi volevo vedere. Fede, cosa possiamo dire agli amici di YouTube su questo brutto postaccio? E niente, che la vita qui all'Elba è dura. No, è durissimo. È troppo, troppo. È durissimo. Francesco non vede l'ora di andarsene. Frate, devi... Devi sacrificare. Ah, ci sono già l'idromassaggio. Dobbiamo fare pure l'idromassaggio. Guarda quell'altra. Cioè, guarda la doccia. C'è un disco volante. Bellissima, tra le rocce, voglio. Ah, ci sono, quanto è fredda però. Mamma mia. Ah. Vabbè, lo dicono. Dicono per lo shock termico, ma. Lo shock viene sotto la doccia, non dentro la piscina sta al sole. È gelata, Federico! Ah. Che succede a quest'altra? Che succede? Ah, questa è calda, che bella! Ah. Bella questa! Mamma mia! Che vitaccia, ragazzi, che vitaccia, ragazzi! Non si può fare sta vita, infatti non vedo l'anno a me. Ah no, non si può fare sta vita. Si può fare! Ok, mo che se siamo bagnati, se potete andare a bagnare. Loro già stanno tutti buttati, disgraziati. Allora ragazzi, io ero qua in questo paradiso e ho trovato lui. Lui non è morto come volevano farci credere, ma è qui, è tra noi. Tony Montana, Tony, come vanno le cose con i colombiani? Ma guarda, è un commercio a rilento, c'è crisi. Questo è il piatto del benvenuto. Fermi tutti, questa è pinzetta. Questa è la pinza, che sarebbe una specie di pizza del fornaio alla romana. Guardate che menù ricco, evergreen, emiliana, parmigiana, diva, la carbonara, Vi volevo far vedere il bagno. Guardate qua, apignata, cormestolo, ercolabrodo. Strano, non si sa perché hanno fatto così. Marina di Campo si prepara alla notte bianca che dovrebbe essere stasera. Quindi oggi è il venerdì. Oggi è venerdì? Sì. Venerdì, stasera ci sarà la notte bianca, quindi ci sarà un bel po' di casino qui in paese. Ultima serata in questa isola d'Elba. Rilassamoci. Ciao Darwin! Applauso per gli ombrelli! Vedevo quello che era sotto, che ha la camicia bianca lì, si è messo lì sopra, se sta a fare una dormita. Ma una dormita, vabbè, ci sta pure lui. Adesso volete taggarlo su Facebook. Putin! Presidente, no!
ce la posso fare. Punti. No, ma tu guarda come sta a piegare mia moglie poi. Pulita. Forza donne. No, senza mani, ti ho visto, la mano ti ho visto. Le serate non finiscono mai, farti restare così. E così abbiamo terminato la serata al Giannino, dove sta lavorando mio figlio Manuel. Lavorerà per tutta la stagione anche qui, oltre all'animazione. E quindi vi auguro buonanotte e ci rivediamo domani con la partenza, col traghettamento. Eccoci qui ragazzi, alla fine del viaggio, e facciamo le considerazioni finali per quanto riguarda noi amanti del campo. Isola d'Elba, villaggio, albergo, camper, campeggi, libera, c'è tutto ragazzi. Allora, vi posso dire che i campeggi sono molto attrezzati, con piscine, piazzole e quant'altro, tutti i servizi possibili e immaginabili, esattamente a 5 metri dal mare, quindi praticamente i campeggi sono sul mare, ce ne sono 3 o 4 in fila, c'è il Colle degli Ulivi e Garden, non mi ricordo i nomi, ma non è difficile trovarli. Ma la cosa ancora più bella, la cosa ancora più importante per noi, io ho trovato decine e decine e decine di camper in libera e nessuno gli ha rotto le scatole. Stiamo parlando dell'isola d'Elba, erano parcheggiati ovunque, attenzione, ho detto parcheggiati e in libera, però nessuno apriva le tendaline e le bavaglie, quindi evitavano di mettersi troppo in evidenza con i tavoli aperti, però erano lì gratuitamente e sono rimasti lì tutta la settimana, tant'è che io l'ho incontrati più volte sempre allo stesso punto. Quindi la nave orientativamente costa sui 200 euro con un camper, mentre con una macchina mi sembra intorno ai 100. Però poi avete tutta la sosta gratuita. I supermercati, i prezzi sono in linea con quelli italiani medi, quindi non è che ci sia questo surplus di prezzi. Potete andare alla Conad, potete andare alla Coop e spendere esattamente quello che spendete facendo spesa a casa vostra, quindi tranquillamente potete fare la spesa sul posto e c'è tutto. Quello che troverete molto, molto caro è il mangiare a livello di pizza al taglio, di panini sul lido, la frutta o il gelato. Quello lo troverete molto più caro rispetto al normale mercato italiano, ma ci sta. Però se volete fare una vacanza col campo sull'isola d'Elba, vi dovete preoccupare esclusivamente della nafta fino a Piombino e della nave. Tutto il resto è gratuito, voi potete stare un mese con l'isola d'Elba completamente gratuito. Poi se volete fare una sosta camper, perché dovete fare lo scarico e il carico ogni 3-4 giorni, andate in uno di questi campeggi, fate il camper service, che costerà non so 10 euro, non lo so, 15 euro, ora non mi sono informato sul camper service, ma sono spese irrisorie
rispetto a poter fare 10-15 giorni di sosta sull'isola, perché comunque l'isola merita di essere vista in vari punti, perché le scogliere, le scogliere, le spiagge, i vari tipi di sabbia, ogni scogliera, ogni costa, diciamo, appena ci si sposta, presenta un ambiente diverso, quindi fondali diversi, sabbia diversa, conformazione diversa. Quindi ragazzi, io ho fatto questa esperienza in macchina legata ad altre necessità prima del viaggio, e anche per stare un po' con mio figlio, perché mio figlio, lavorando in un albergo villaggio, stando nell'albergo villaggio, avevo la possibilità di starci praticamente tutto il giorno a contatto, e non solo in determinate fasce d'orario aperte ai visitatori, quindi va bene così. Ma per voi, tranquillamente in camper, ragazzi, io penso che con calcolando la nafta, diciamo, dove siete, diciamo, nelle vicinanze, 300 euro di nafta, 200 di nave, sono 500, voi con 500 euro potete farvi un mese sull'isola d'Elba. Non vi calcolo il mangiare, perché il mangiare, come mangiate a casa, mangiate qua, quindi la spesa è sempre quella, la fate alla Coop, la fate alla Conad, la fate dove cavolo volete voi, ma è sempre la stessa. 500 euro per farvi un mese di libera sull'isola d'Elba. Se invece volete tutti i comfort, volete l'animazione, il mini club, la piscina, e l'ambiente chiuso per i bambini, la corrente elettrica, 50 euro al giorno, 45-50 euro al giorno la piazzola. Quindi questo è l'isola d'Elba. Per farvi un mese spendereste 1500 euro di piazzola più il viaggio, quindi alla fine 2000 euro per un mese in piazzola, 500 euro per un mese in libera. Scegliete voi. Io non andrei in piazzola nemmeno sotto una tortura cinese, sotto un'arma puntata, perché per me la piazzola non esiste. Il camper è fatto per girare, il camper per me è libera. Devo andare in piazzola, ma proprio quando sono costrettissimo, ma se ho la possibilità di fare libera, non vedo perché non farla. Poi ognuno ha le proprie scelte. L'isola d'Elba la potete visitare come volete e come meglio vi aggrada. Con questo io concludo il vlog, anche se ho altre tappe, mi fermerò a Napoli, ma questo era un vlog legato all'isola d'Elba, quindi ora che sono in direzione Grosseto, già sto tornando verso Roma, chiudiamo questo vlog, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima avventura, non so quando sarà e non so neanche dove sarà. Per ora vi lascio un bel ciao!